Dio ha voluto Maria Santissima, madre del suo figlio, piena di ogni grazia e benedizione. Preghiamo perché renda partecipi di questa ricchezza la Chiesa e l'umanità intera. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per il nostro Vescovo Francesco, immagine viva e autentica di Dio e buon pastore, che svolge il suo servizio episcopale con coraggio, amore e saggezza, dimostrando profonda disponibilità e ansia pastorale di essere presenti a tutti e di portare a ciascuno parole di speranza, preghiamo. Caritas, Veritas, Unitas sono i valori umani, culturali e spirituali ai quali il nostro Vescovo Francesco, ministro di Cristo, sta ispirando il suo ministero, perché il Signore sostenga il suo impegno e lo accompagni con la luce della sua parola e la potenza della sua grazia a coltivare sempre la carità evangelica per essere sollecito alle necessità dei fratelli, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per il nostro Vescovo Francesco, testimone credibile e appassionato, tra noi il primo missionario, la cui instancabile opera di evangelizzazione lo ha portato nei vari luoghi della nostra diocesi di Oppido Palmi per incontrare, ascoltare, condividere, consolare, donando a tutti paterne ed amorevoli cure di pastore e padre, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per il nostro parroco Don Francesco, tenace e convinto assertore della inculturazione della fede, che si è sempre battuto con coraggio e determinazione perché i suoi parrocchiani passassero da una fede di consuetudine ad una fede di convinzione, che è capacità visiva, attitudine anche critica per cogliere nelle cose le verità profonde e trasformare le persone e si lasciassero plasmare dal Vangelo dell'amore, preghiamo. Per il nostro parroco Don Francesco, la cui longeva attività sacerdotale tra noi testimonia la forza della sua fede e l'ansia di cui è sempre animato in spirito di servizio verso noi, valori che rappresentano il caposaldo di una comunità di cui dobbiamo essere orgogliosi, preghiamo. Unitamente alle preghiere elevate per i nostri pastori, ricordiamoci per tutta la Chiesa, perché in cammino nel mondo verso il Signore mediti come Maria la parola di Dio e conformi la sua vita al messaggio che annunzia, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti i cristiani che si trovano nel dubbio, per quanti cercano il Signore e facilmente non lo trovano, perché sull'esempio della Vergine si affidino interamente al Signore e con la guida della Madre Sua lo possono raggiungere già in questa terra per poterlo sempre contemplare nel cielo, preghiamo. Per quanti nella vita vivono il mistero del dolore, perché uniti con la Vergine Madre trovino consolazione e speranza nella bontà del Signore, preghiamo. Per noi più presenti, perché a imitazione di Maria, donna forte e sapiente, diventiamo adulti nella fede e cooperiamo al mistero della redenzione, preghiamo. E adesso preghiamo per i nostri sacerdoti, i parroci più presenti, i sacerdoti più giovani, chi si avvia al sacerdozio, per tutto il clero della nostra diocesi,
perché amandosi di quell'amore che i figli hanno quando la madre è comune, possano gareggiare a stimarsi a vicenda, ad incoraggiarsi, a sostenersi, e così forti di questa bella testimonianza, segno dell'amore del figlio attraverso la madre, rendere il primo servizio alla loro evangelizzazione. Per questo preghiamo. E ricordiamoci anche del pastore di questa chiesa, Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, direttore del santuario, Don Giuseppe Strange, di chi è passato in questi luoghi dando il meglio di sé, della chiesa sorella di Roma, perché con la protezione di Maria affronti con coraggio e nella speranza il suo compito di animare la storia in queste terre benedette da Dio, ma tante volte disturbate dal peccato degli uomini. Preghiamo. Dio della salvezza, che in Maria ha esaudito le attese e le speranze dell'umanità, fa che questa nostra generazione, liberata da ogni forma di orgoglio e di violenza, costruisca con la forza del tuo spirito la nuova civiltà dell'amore, per Cristo nostro Signore. Amen.